la prima tripletta di Beppe Genchi regala al Taranto la quarta vittoria consecutiva in campionato allo Iacovone. 3-1 sul Grottaglie il risultato finale. È stata sempre una partita viva, ben giocata dagli uomini di Pizzonia, che peraltro è stato espulso alla fine del primo tempo. Si inizia con lo sciopero della curva nord, detto fatto, i tifosi avevano annunciato questa protesta che è durata 45 minuti. C'è un vuoto da colmare, questo il testo di uno striscione che si fa vedere nel settore inferiore della curva nord. Poi nella ripresa la curva comincia a tifare con un altro striscione, ma per amore di questi colori continuiamo a tifare. Nel Taranto dall'inizio ci sono subito 5 juniores, oltre al portiere Mirarco e due esterni bassi con Antonio e Porcino. C'è Carbone classe 96 che inizia la staffetta con Russo e poi Gabrielloni del 94. Non c'è Nacho Piane, mentre si vede inizio Mignogna. Nel Grottaglie il 4-4-2 disegnato con le due formazioni annunciano al gioco, la cronaca è subito ricca, il Taranto passa in vantaggio dopo 8 minuti, c'è un cross dalla sinistra di Gabrielloni al centro dell'area di rigore, si avvita bene Genchi di sinistro, batte Laghezza sul palo alla sua destra, Taranto 1, Grottaglie 0. Al 15esimo il Taranto si fa pericoloso con Mignogna, bel tandem con Marsili, sinistro del capitano rosso-blu, pallone che sorvola la traversa. Il Grottaglie si vede dalle parti di Mirarco al 18esimo, si fa pericoloso con un cross dalla riga di fondo di Prete, il colpo di testa da distanza ravvicinata di Facecchia che tocca debolmente, la difesa del Taranto allontana. Al 37esimo però c'è una vera e propria palla gol per i biancazzurri, Facecchia verticalizza per Bongermino, il centravanti ex Taranto si trova a tu per tu con Mirarco che è bravissimo a chiudere lo specchio della porta al numero 9 del Grottaglie. Sugli spalti in curva sud ci sono circa 300 tifosi del Grottaglie che inciteranno dall'inizio alla fine la squadra allenata da Enzo Pizzonia. Al 43esimo il Taranto raddoppia, forse nel momento migliore del Grottaglie. Gabrielloni viene steso in area di rigore da Franco e per il direttore di gara il signor Gualtieri di Asti è calcio di rigore. Primo penalty in casa della stagione e primo gol su calcio di rigore del campionato. Sul dischetto si porta Genchi che di sinistro batte Laghezza. Taranto 2, Grottaglie 0. Per proteste viene allontanato dalla panchina l'allenatore dei biancazzurri Enzo Pizzonia. Con il Taranto in vantaggio per 2-0 si va al riposo. La ripresa è scandita con il ritorno nel settore inferiore della curva nord dei tifosi rossoblù che incitano il Taranto. Al sesto c'è il primo cambio della partita nel Grottaglie. Esce De Roma, entra Salvi che poi realizzerà il gol del Grottaglie. Due minuti più tardi, paura per Marsili dopo uno scontro con Pisano sulla riga laterale, il numero 4 del Taranto si infortuna, entra in campo la Barella, si è temuto il peggio, poi però fortunatamente Marsili, soccorso dal medico sociale il dottor Volpe e dal massaggiatore Simone, è rientrato in campo. Al 13esimo c'è un colpo di testa ravvicinato di Mignogna, parata a terra sul palo da parte di Laghezza che manda in calcio d'angolo. Secondo cambio nel Grottaglie al 14esimo, esce Pisano, entra Marco Palmisano classe 95. Al 15esimo il Taranto si fa pericoloso con un tiro da fuori area di Conti, la conclusione sporca manda il pallone a sbattere sulla parte alta della trasversale. Il Grottaglie riapre la partita al 19esimo, contropiede dei biancazzurri innescato da Faccini che apre per Salvi tutto solo sulla destra, il nuovo entrato di destro, una rasoiata che manda il pallone in fondo alla rete. Taranto 2, Grottaglie 1. Al 22esimo si concretizza la staffetta tra Russo e Carbone, esce con la maglia numero 7 Vito Carbone, entra con la 17 Francesco Russo, l'avvicendamento è tra due juniores del 96 e un minuto più tardi è proprio Russo a farsi pericolosissimo con un gran tiro da fuori area che impegna severamente Laghezza, poi sulla respinta Franco manda in calcio d'angolo. Al 28esimo il Grottaglie sfiora il pari con un tiro cross di Prete, il capitano biancazzurro coglie in pieno la traversa. Al 29esimo Grottaglie ancora pericolosissimo con Facecchia che dopo una bella triangolazione con Faccini si trova tu per tu con Mirarco, il quale è ancora una volta superlativo a dire di no al numero 11 del Grottaglie. Alla mezz'ora
Massimiliano Favo si copre, il tecnico del Taranto infatti manda in campo un difensore, Pambianchi per Gabrielloni, un attaccante, ed è proprio Francesco Pambianchi che appena in campo su una punizione dei 30 metri impegna severamente il portiere Laghezza, che vede all'ultimo istante arrivare il pallone e respinge con i piedi in calcio d'angolo. Al 37esimo è ancora Super Miracco, è ancora su Facecchia il pallone sulla respinta, poi termina in calcio d'angolo. C'è da notare per la cronaca al 40esimo l'esordio in campionato di Fabio Prosperi, che alla sua decima stagione con il Taranto viene mandato in campo al 40esimo al posto di Marino, leggermente infortunato. Prosperi non aveva mai giocato in questo campionato, per lui in Serie D 55 presenze, 4 gol. Al 49esimo, cioè al quarto e ultimo minuto di recupero, il Taranto fissa il punteggio sul 3-1, c'è un gran lavoro di Mignogna che va alla conclusione di sinistro, la respinta di Laghezza viene raccolta dal Genchi che di sinistro manda il pallone nello spiraglio giusto per il 3-1 finale e per la sua personalissima tripletta che lo issa a quota 10 nella speciale classifica dei marcatori. Taranto batte Grottaglie 3-1 e per i rossoblù domenica prossima altro match casalingo contro il San Severo allo Iacovone.